Sento che fa un clic clic strano. Quella cinematica amarissima. Eccolo. E mo non ridi più? Ride ancora invece. Ride. Ride. Comandante è lì bel bello. C'ha i cheater, comandante. A prendersi l'onda d'urto. Imura che se ne va in questo portale. Comandante che se ne batte proprio. Vado nel portale. Pure noi andiamo nel portale. Andiamo col comandante. Il comandante che pianin pianino. Dentro anche noi. Dai, dai, corri, 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 corri. Vai, Trio Meraviglia. Vai, Trio Meraviglia. Dai che si chiude il portale. Salta! E vedi che gli restava fuori Chiron. Poteva restargli fuori il braccio, quello buono, così almeno poi non girava più niente dopo. Non poteva girare più gli obelischi. È una delle sue priorità. Carichiamo le ultime risorse, sperando che sia l'ultima fase di transizione. Tutti nel portale allegramente. Chiron comunque era stato un lamer, sappiatelo. Where is Lord Kalgar? Dov'è Lord Kalgar? Perhaps it's this. The Immaterium. If it is, we must move quickly. Siamo in un... We must find Kalgar. Siamo in una realtà sospesa nel tempo. Yes, che andiamo nella tana del lupo a sdrumare. Ma siamo agili. Aia. Lord Kalgar left you to rot in the Death Watch for a century, brother Titus. Coward. Ma she's cowering behind a loop. Abbiamo granate. Make a bulwark of your army, brothers. I smell fear. Fresh meat. Ancora. Salutiamo i bot che ci seguono sempre, non si sa per quale motivo. Vabbè. Fresh meat. Aspetta che devo disattivare gli alert, se no sta qua su due giorni altra volta. Altro ticket. Altro ticket a Twitch. Capoletta. O ai bot sta sulle gonadi di Warhammer, se no non si spiega sta roba. Vabbè. Al riparo. Dove l'hai messo? Come è stato soggiogato? No. No. Sì. Molto bene. No, Chiron. Ocio. Ecco. Che se la sente forte. Granata in arrivo che viene deflessa. E lui spara bolle teleguidate meglio di un missile Patriot. Come guardate? No, No, non dovremmo mica combattere contro Gino Pippos, non, Contro Lord Kalgar. Lord Kalgar, esci! Cosa? Si opera. Mi hai rovinato l'armatura, madò! Lord Kalgar non ci sta. Enough games. Silence this heretic. One last dance before the strings are cut. Aia. Addio agli obelischi protettivi. E mo. I danni li piglia pure lui, però. Oh, 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 oh. Bisogna stare attenti al dodge parry.
Dov'è il... Eccolo. Aia. Dov'è il... Oh oh oh. No, 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 no. Cheater. Questo viene giù? No. Questo non... Quello non viene giù. Quello... Ho come una vaga idea che non venga giù. Bisogna sparargli a un punto focale. Non... Cosa sta succedendo? Oh madonna. Maverick, ho paura. There is no chance to survive. Ma si è dissolto? Là in, davanti a destra c'erano altre armi, eh? C'erano altre munizie. Dove? Qua con me. Liscio. Madonna. Uè. Reload. The Demon Lord. E dai, un'altra volta. Ma io ne approfitterei. Posso mettermi qua sotto per ricaricare le munizie? Non è stata una scelta saggia. Vediamo. Io ho preso le munizie che c'erano lì sospese. Oh donna, cosa sta succedendo? Ok, bisognava saltare la bolla al momento giusto. Che miseria. Sì, ha una reliquia. Marneus. Marneus Khalgar Warhammer 40.000. Qui, signori, abbiamo direttamente lui, il nostro lord. Chi m'ha preso? Dove sono? Sono nell'oscurità. You lie. You are no match for their heretic. And so you deceive. Porca miseria. Sei anche tu nel buio? No, sto combattendo contro il tizio. Ah, ecco, quindi sto... Sono io nel buio contro... Ecco, nel warp, ero... Guarda! Ma io ti vedo qua. Ah, no, sì, sì, adesso ci sono. Adesso sono uscito. E madò, che chi è? Chi è ancora il piccione qui? Qui bisogna evitare le zone viola. Anni e anni di World of Warcraft, mo. Ste robe. Me magno. Solo Titus viene messo nel buio mentale dello stregone. Ok, grazie, grazie. Scusa, è giustamente. Marneus Khalgar Warhammer 40.000. Già dal nickname è un super esperto della lore. Io in questo momento la sto deturpando. Occhio. Con l'ignoranza. Ma possiamo shottarlo all'occhio? O dobbiamo shottarlo all'occhio? Dobbiamo. Ok. Beh, gli abbiamo forato l'orzaiolo. Munizie, munizie, munizie. Oh. Eccolo. Ah, adesso sei tu nella cosa mentale, mi sa. Sì. Due. Orca miseria. Ah, che male! Ah, 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 ah! C'è prova! Porca paletta! Ecco, te pareva! Quando ho castato la ultimate è sparito. Ecco, è arrivato il piccione. Ok. Vai, fase. Oh. Ocio, ocio. Hadouken. Ottimo. Altro. Ultimo. Ottimo. Dai, dai.
Ma dov'è? Eccolo! Ah no, ha fatto le illusioni pure adesso! Dio pera! Madonna, siete piglio! Porca miseria, mi ha pigliato lui! Mia. Nah. La combo con la spallata gli fa parecchio male, eh? Dai, ancora l'occhio. Dai al piccione. È più preciso di così. Cic. Fatto. E luce fu. Ma sì, assolutamente sì, Marneus, assolutamente. Ci vuole una banca. Attenzione. Perché in mezzo agli eretici? Ci insinua il dubbio. Come kill as many as you can, ma sono milioni di mila e si repoppano. Imbara is weakening. That last fight will leave him. Non si può fa, no, no. Stay together. We must find a way out. Non sono infiniti. Passarci attraverso esplode. A passarci attraverso esplodono, ma se li prendi a motosegate. Ora non più, ora non più. Ah, ecco. Che c'è là in fondo? Ah, segui la luce, è sempre. Segui la luce. Ah no, eccolo! C'è, c'è qualcuno di sdrumabile? Ah, è il capitano! Oh, Lord Khalgar! Lord Khalgar, che ci fa qua? Lord, siamo qui dalle... Perché è diventato Super Saiyan? Hola. My lord, speak them or be slain for an imposter. Rules should never make a prisoner of intelligence. Titus, it is good to see you. Their sorcerer's power wavers. He is vulnerable. È vulnerabile. See how his domain weakens as he does. Dai, dobbiamo uscire e sdrumarlo. Sì, lascia stare, Clara, non bannarli. Ne saranno arrivati 150, Clara, lascia stare. Se interviene Twitch, bene, se no, l'allero. It is the artifact. It must be. There is almost limitless power within that shard. Ulla, eccolo! Che miseria, mi sono fatto prendere uno stupù. Oh, 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 oh! Ma l'imperatore e Lord Khalgar sa che non gli stiamo facendo una beata mazza, questo? Uccio! La madocina! Madonna mia! E vabbè! E qui saremo anche tipo immortali perché la sequenza è proprio ultra cinematica. Eccolo, sta ascendendo. Madonna mia, che epicness. Eccolo, sta ascendendo. È arrivato il piccione. Come cover me? Cosa può fare che ha l'agilità di un comodino? Grenade nell'occhio, aia! Stiamo entrando nel raggio per cercare di fermare Imura. Ah, che male!
Vai che ce la puoi fare, Titus. Vai, Titus. Ciappalo! Spaccala! Ah! Oh, molto bene. L'abbiamo girato. Splosh! Lord, siamo ancora vivi. Brother, it is over. You did it. Brother, mi viene male un attimo. Belli capelli. Dov'è Lord Khalgar? Eccolo. Ma non aveva i capelli neri prima? Rise, ah no, eccolo che grigio. Your duty is not yet done. Manina. Stacce! Bravo Titus! Sacch tamarragine! Mamma mia, che epicness! Ti viene un po' il brividino quando fanno quelle robe lì super... Wow, madonna mia! Era la fine? Presumo. Presumo fosse il finale. Presumo. Vediamo che cosa succede. Si merita un birrino adesso, Titus. Eccoci. Lieutenant Demetrian Titus, your decisive actions have saved this system from ruin. And so it is with great pride that I now present you with an honor worthy of your deeds. The laurels of victory. Il casco con l'alloro, zio Pera. Every warrior of the Adeptus Astartes see that here stands the true measure of a son of Gilliman. For the glory of Ultramar! Courage and honor! Mamma mia. Company dismissed. Forgive me, brother, that it took me so long to bring you home. My lord, that is... Fierce was my wrath when I learned of your detention. In their arrogant suspicion, the Inquisition failed to recognize the truth. That no evil will ever overcome a devotion such as yours. Thank you, my lord. Molto bravi. There is a mission. It will take you away from the second company for a time. As you command, chapter master. The brother chaplain will brief you. It was he that suggested you for the task. My lord, the sword of Calf is ready to depart. Thank you, captain. My ship will convey you to your destination. I should be glad of your company. Titus, it has been an honor. It has indeed, my captain. I hear you'll be taking your leave of us. Not for too long, I hope. Emperor guide you. And you, sir. Mamma mia. E adesso, ovviamente...
brothers. I am called to serve elsewhere. You'll be missed, my lord. I will not forget the blood we have drawn together. Nor shall we. I owe you both a debt. You have restored my faith in brotherhood. We shall await your return. Courage and honor. Courage and honor. Molto bene. Bello, bello. Titus. Lord Khalgar has informed you of your assignment. Mi ha appena detto. Good. I will brief you en route. You are joining us. I am. Very good, my lord. You have done well. You have won the trust of your brothers. And of the chapter master. But know this, Titus. Attenzione. The stain of suspicion never completely fades. I will be watching you. Should you falter on the path for even a moment, I will show no mercy. Leandros. My lord. Non Tizio che l'aveva accusato. Ah, di... quello che l'aveva accusato di tradimento. Esatto. Che aveva detto il tizio. Ok. Sto collegando le tessere adesso. Quindi l'accusatore in realtà è l'inquisitore che in questo momento gli sta dicendo: fava la luce, perché altrimenti ti sdrumo io. Quindi lascia aperto anche una porta a un DLC, a un sequel, a uno spin-off anche con Gadriel e Chiron. Era proprio lui, sì. In questa corazzata, Madonna, questa flotta che si erge e si staglia all'orizzonte. Leandros è un cappellano che ha accusato di eresia Titus nel primo capitolo, dove viene consegnato l'inquisizione. Titoli di coda per questo Warhammer 40.000 Space Marine 2, che si è dimostrato, secondo me, molto good. Io scambierei due parole in merito a questo, titolo. È ufficialmente il primo gioco che gioco integralmente in live e finisco completamente in live. Quindi certo che c'è dell'altro da fare, c'è il PvE, che sono missioni PvE basate sugli scenari ambientati all'interno della campagna, con difficoltà crescente, dove si possono prendere delle classi differenti che hanno delle armi prestabilite, che sono quelle disponibili all'interno della campagna. Si possono giocare in cooperativo fino a 3 giocatori e si livella il proprio personaggio, la propria classe. Dopodiché c'è la modalità PvP, che avevamo già giocato nella prima serata, molto carina, ben diversa da quello che è Gears of War per similitudine. È un gameplay molto meno verticale, più tattico e più di squadra, cooperativo. Quindi questo è il succo. Ecco, abbiamo fatto circa 7 ore di campagna, qualcosina meno forse, 6 ore e mezza, 7 ore di campagna per arrivare ai titoli di coda. Il PvE sono missioni rigiocabili, ma gli scenari sono solo 6 in questo istante, per il momento. Poi hanno già annunciato la roadmap per il futuro e la modalità PvP, chiaramente, che è una lega a parte, dove si livella l'onore, che è un sistema di progressione differente, che anche lì ti dà diverse cose estetiche e quant'altro. Comunque, per quanto riguarda il titolo, io a livello proprio di analisi, così a botta calda, al netto di alcune, davvero, l'unica cosa che ho trovato fuori posto, se vogliamo, è che la modalità prestazioni ogni tanto vacilla. Non ho provato a giocare un blocco intero della campagna, un capitolo intero della campagna in modalità qualità, che porta tutto a 30 frame per secondo, limitato tutto a 30 frame. Però ecco, al netto di alcuni episodi di stuttering, alcuni quasi freeze di un secondo e mezzo, cioè in alcuni frangenti dove c'è tanta roba a schermo, si vede che tentenna un attimo. Sono su Series X
i ragazzi però della community che l'hanno provato anche su Series S hanno notato che comunque si attesti a un livello assolutamente giocabile senza troppe incertezze, ecco, nella modalità qualità, perché su Series S c'è solo la modalità bloccata a 30 frame per secondo. Al netto dei tecnicismi, da un punto di vista narrativo, pur non conoscendo la lore di Warhammer così nel dettaglio e non avendo giocato il primo capitolo, è stato godibile. Forse, ecco, un preambolo, magari un recappino della storia leggermente più approfondito, se vogliamo, sarebbe stato duopo, ecco, magari un trailerino, una schermata da leggere, magari anche senza ricorrere alla CGI, per fare giusto un punto della situazione per coloro che magari lo acquistano spinti dall'onda del marketing e si trovano davanti un titolo molto intriso di lore che però non viene spiegata. Avrei fatto questo mini cappello introduttivo. Tolti questi, che sono forse gli unici due difetti, se vogliamo, del prodotto, la storia è assolutamente convincente, benché si basi chiaramente sugli archetipi del franchise di Warhammer, quindi l'onore, la gloria, il rispetto, la fiducia, la lealtà, eccetera. Quindi cose molto vicine anche al franchise di Gears, per parallelismo all'interno dell'ecosistema di Xbox. Graficamente assolutamente godibilissimo, bello, maestoso in alcuni frangenti, belle le animazioni, belle le esecuzioni. Da un punto di vista di gameplay, solidissimo, perché si hanno delle combo di attacchi melee alternati con armi da fuoco, abilità uniche, speciali, granate e quant'altro. L'ambito cooperativo dà un plus. Ecco, nelle note negative forse l'unica cosa, visto che ieri sera ho fatto una sessione di 5 ore di live non stop, ho notato che effettivamente l'intelligenza artificiale dei due bot che vi accompagnano nella modalità campagna single player, se la giocate single player, la loro intelligenza è veramente quella di un piccione, che cioè vengono a ressarvi anche in mezzo a ondate, migliaia di morti che vi si stanno, di eretici che si stanno accalcando su di voi, ma proattivamente non fanno nulla. Ecco, sono dei compagni di gioco che vengono a ressarvi, né più né meno. Ecco, quindi quelle tre cose lì, la mancanza di una lore introduttiva, qualche incertezza tecnica, a volte qualche incertezza di troppo, e l'intelligenza artificiale dei bot che vi accompagnano nella campagna. Per il resto direi che sia da un punto di vista grafico, di direzione artistica, di soundtrack veramente spaziale, molto antemiche, molto evocative, che ti fanno sentire proprio figo, e il gameplay è solidissimo, bello lo shooting, molto bello il melee chiaramente, quindi gli amanti del corpo a corpo con armi anche pesanti gioiranno nel giocare Warhammer 40.000 Space Marine 2. Una durata della campagna che si attesta a un numero congruo di ore. Staremo a vedere come verranno implementati i futuri contenuti, sia da un punto di vista PvE che da un punto di vista PvP. Comunque, a mio avviso, prodotto assolutamente ottimo. Non sono un grandissimo fan del franchise per andare a comprarlo al day one a 80 euro, però ecco, il titolo è assolutamente meritevole. Sono fondamentalmente d'accordo con le impressioni di chi l'aveva giocato magari in accesso anticipato da creator e aveva dato la sua opinione. Quindi assolutamente molto good.